Un buongiorno a tutti, bentornati. Episodio numero 5 del corso di MongoDB. Quest'oggi vediamo come fare l'update dei dati che abbiamo nel, nel database. Abbiamo un po' di roba da controllare, in realtà abbiamo la modifica su un elemento o su più elementi, ma c'è un po' di roba di cui parlare, perciò seguitemi. Allora, cominciamo subito con cls, va bene? E cominciamo a fare db.utenti.update1. Ok, apriamo il nostro gettone. E scusatemi, apriamo, chiudiamo le parentesi Apriamo l'oggettone Il primo è il filtro Ovvero, noi vogliamo modificare Noi vogliamo modificare chi? Luca Rossi Ok, quindi sappiamo già Solo facendo il nostro conto nella testa Che il nome è Luca e il cognome è Rossi Va bene? A sto giro prenderemo solo il nome Quindi cosa facciamo? Apriamo il nostro filtro facciamo nome Due punti, Luca Va bene? È un filtro semplice in realtà abbiamo fatto i filtri precedentemente, perciò cosa potreste fare voi? Già fatto questo, potreste stoppare il video e provare a modificare qualcuno in base a un filtro un po' più complesso, dove l'età è maggiore o uguale a piuttosto che, ok? Giusto per provare i filtri se l'avete capiti. In realtà quello che userete di solito è l'ID, ok, piuttosto che lo username. A sto giro usiamo il nome perché vogliamo essere semplici. E facciamo set, ok, quindi adesso, adesso abbiamo un altro oggettone. Quindi il primo era il filtro, adesso abbiamo l'oggettone set, ovvero che cosa andiamo a modificare? Quindi glielo dobbiamo dire ogni volta che c'è una, una parola chiave con il dollaro. Dobbiamo chiaramente andare a fare un oggettone al cui interno avrà un altro oggettone con i dati effettivi. Quindi altro oggettone, e noi vogliamo dire che l'età del nostro amico Luca Rossi, in realtà Luca diventa 29, e il suo cognome diventa rosso va bene se io faccio così mando a schermo e vedete che ci dà acknowledge true quindi è andato a buon fine matched count 1 ovvero che ha trovato una sola riga una, scusatemi un solo documento a volte penso ancora in tabella un solo documento che matcha il filtro e quanti sono stati modificati 1 va bene quindi se noi andiamo a vedere e facciamo un find normale ok Vedete che Luca, lo vedete qua in altro, Luca è diventato rosso ed è età 29, non più 25. Quindi, modificato con successo. Esempio, se volessimo usare l'object id, quindi a sto giro lo prendiamo da qua. Quindi andremo a fare db.utenti, anzi fatemi fare cls, l'odio così. Um, dbutentiupdate one, apriamo qua, apriamo qui. Mettiamo il filtro, il filtro è underscore id, due punti, e mettiamo object id, che non mi fa copiare, non so perché, quindi ve lo faccio velocemente senza scrivere tutto, solo un esempio, non me lo fa copiare se restiamo qua una vita, sarebbe object id, apriamo qui, tac tac, e dentro andrebbe l'id, ok? Quindi, se voleste usare l'ID, cosa che di solito si fa, l'ID è univoco, ce cioè l'abbiamo univoco proprio per un motivo, per andarlo a prendere in queste situazioni. Quindi, questo sarebbe il filtro. E qua avremmo l'oggettone con set, va bene? Che poi qua apre un altro gettone, eccetera, eccetera. Quindi, così, se andassimo a usare un object ID, provate. Ok, molto bene. E anche questo l'abbiamo visto. Era importante parlare dell'ID perché è quello che useremo più spesso. Andiamo a vedere come fare invece l'update di più record contemporaneamente, ecco, ora li chiamo record, sono più documents, parlo sempre come se fossimo in SQL, allora, utenti.update many, va bene, e andiamo a mettere il filtro, a sto giro sappiamo che uh, di cosa abbiamo più persone, Qualcosa che, qualcuno che abita a Milano, lo sappiamo perché tu, i nomi sono diversi, l'età è diversa, il gender non l'abbiamo messo, che è il genere, quindi facciamo città Milano, Ecco, eh, Milano. Milano, ok, quindi questo è il filtro e cosa andiamo a mettere? Vogliamo far sì che tutti quelli che abitano a Milano gli mettiamo il cap perché non ce l'hanno, quindi oggettone set, eccoci qua, apriamo l'oggetto dei dati che vogliamo mettere, cap non ce l'abbiamo come chiave valore ma non è un problema, non è assolutamente un problema, quindi cap, io il cap di Milano non lo so, motivo per cui vado a mettere un banalissimo 45.800 e se noi andiamo a fare l'invio... Ci ha trovato due documenti, ce li ha modificati. Quindi, se io faccio db.utenti.find, apro chiudo, bam! Come potete vedere, facciamo punto pretty, tac, vedete che il buon Luca Rosso e Marco Verdi hanno improvvisamente cap, lo vedete qua, vedete? Cosa che invece Anna non ha perché non è stata modificata. Quindi, quando andiamo a fare la modifica, possiamo tranquillamente aggiungere e rimuovere eh, chiave valore, così come se nulla fosse. Ok? Cosa che invece nelle tabelle SQL non possiamo fare, non è che puoi dire è eh, la tabella, scusatemi, la colonna eh, username per questo qua la togli, non funziona così, la tabella c'è per tutti ma il campo magari sarà vuoto, va bene? Qua invece puoi proprio non averlo, te ne puoi fregare, ecco come mai Mongo non ha uno schema, ok? E che flessibilità ci permette, però come vi ho detto a inizio, a inizio corso richiede un po' di, di responsabilità per non fare, per non far vaccate letteralmente, quindi... Abbiamo visto direttamente come possiamo modificare più documenti andando a usare un filtro comune. E non solo abbiamo fatto la modifica di più documenti, ma abbiamo anche aggiunto una proprietà. Va bene? Abbiamo aggiunto un altro dato che prima non avevamo. Quindi ecco perché vi dicevo che dovete stare attenti in questo. In questo episodio perché stiamo vedendo tante cose. Avremmo dovuto fare 600 esempi diversi. Per vedere qua puoi settare cose nuove. Qua fai la modifica. Ho detto mettiamo tutto insieme. Così occupiamo meno tempo sia mio che vostro. E andiamo a cannone. Si tratta poi solo di stare letteralmente attenti. Riguardare un attimo e testare. Andiamo avanti. Quindi altri, altre informazioni. Quindi CLS. Abbiamo ancora due esempi da far vedere. Non preoccupatevi. many quello che vi faccio vedere è molto interessante. Mettiamo un, nessun filtro. Ok, quindi vedete che possiamo lasciare il filtro vuoto. Di conseguenza, vuol dire che li vogliamo tutti. Ok, questa informazione è importante. Se il filtro è vuoto, li vogliamo tutti, ma l'abbiamo visto anche con Find. E che cosa andiamo a fare? Andiamo a provare l'ink. Abbiamo visto $set. Mi vi faccio vedere anche dollaro $inc che vuol dire incremento. Ok, quindi vogliamo, vogliamo che l'età di tutti i nostri utenti incrementi di 1, quindi età. Tac, 1. Ma non è che la setta a 1, essendoci ink, setta l'età più 1. Di chi? Di tutti, visto che il nostro filtro è praticamente vuoto. Quindi, se io vado qua e faccio invio, ha trovato tre campi, che sono gli unici che abbiamo. Scusatemi, tre documenti, e li ha modificati tutti e tre. Quindi, se io vado a fare un banalmente find pretty, come potete vedere, il nostro Luca, che aveva 29 anni, ne ha 30. Marco Verdi, che ne aveva 35, 36. E Anna, che ne aveva 21, 22. Vogliamo fare un'altra volta? Nessun problema. Bam e andiamo a fare find pretty, vedete che adesso ne hanno 31, 37, 23, quindi l'incremento funziona, ok? Andiamo a vedere l'ultima cosa, ovvero l'Upsert. L'Upsert è quella situazione in cui noi stiamo andando a modificare un documento tramite un filtro, ma quel filtro non esiste, ok? Di conseguenza possiamo scegliere se se il filtro non esiste non fare niente, ma se il filtro non esiste vogliamo fare l'absert, quindi ce lo crei vi ricordate quando abbiamo fatto il db abbiamo detto use un db particolare il db non c'era l'ha creato ok quindi stiamo andando a fare la stessa cosa gli stiamo per dire tu mi modifichi la persona che ha questo filtro se non esiste me la crei se esiste la modifichi e basta come facciamo molto semplicemente db many e facciamo così e poi andiamo a fare il nostro gettone filtro. A sto giro vogliamo che il filtro sia nome massimo, che sapete benissimo che non abbiamo perché io metto sempre Luca, Marco e Anna. Fuori dal, fuori dal filtro andiamo a fare virgola, andiamo a mettere un altro gettone che è quello set, quindi dollaro set. Due punti spazio, altro gettone con i dati. E a sto giro vogliamo fare tutto, mettiamo un po' tutto, ok? Quindi andiamo a fare un bel cognome, due punti. Blu Virgola Mettiamo Età Due punti 23 Virgola E poi mettiamo Città Due punti Roma Perché Anna era da sola E sta cosa non ci piaceva Perfetto Affinché Tutta sta cosa funzioni Fuori dall'oggettone set Quindi abbiamo Filtro Virgola Oggettone set Dati da mettere Virgola Se vogliamo l'absert. A sto giro Mettiamo Upsert Due punti, true. Ecco qua quindi se io faccio invio, vedete che cosa è successo. Guardiamo insieme, abbiamo un acknowledged true, quindi acknowledged è arrivato, tutto con successo. Matched count, ne ha trovati zero, ci sono zero persone che si chiamano Massimo. Ok, modificati, zero perché essendoci zero persone col filtro, non le ho modificate. Upserted ID. Quindi, non essendoci il filtro ed essendoci Absert True, tu mi hai detto che se non esiste, io lo creo. Benissimo, quindi l'ID dell'elemento che è stato Absertato, ok? che in sarebbe dell'elemento che non c'era ma che ho creato, è questo. Quindi se noi andiamo a fare un Find Pretty, come potete vedere, non solo abbiamo i nostri tre, che sono Luca, Marco e Anna, ma è arrivato anche Massimo, blu, città Roma, età 23. Perfetto. Quindi abbiamo visto tante cose con quattro esempi diversi. Abbiamo visto come modificare un elemento. Scusatemi, un documento, come modificare più documenti, come modificare più documenti in base a un filtro, anche singolo in base a un filtro, come possiamo andare a modificare con set, abbiamo visto con un esempio col nome, piuttosto che con l'ID, che è quello un po' più veritiero. Abbiamo visto come usare nessun filtro, abbiamo visto come fare l'incremento di qualcosa, e poi abbiamo visto come fare l'upsert, Quindi utilizzando. Un filtro che non esiste. In realtà non è che noi facciamo apposta il filtro che non esiste. Diciamo, guarda, io voglio usare questo filtro. Se c'è, me lo modifichi. Se non c'è, lo aggiungi. Va bene? Questa è un po' la situazione un po' più reale in cui potresti usarlo. Direi che per oggi è veramente tutto. Noi ci vediamo nel prossimo video dove c'è la cancellazione dei dati. Sarà un video veramente veloce. Io vi ringrazio. Sotto in descrizione tutto quello che serve per sostenere il canale se ci tenete particolarmente. Ed entrare nella community. Ancora un abbraccio, un ringraziamento. E alla prossima. Ciao ciao.